Ragazzi, la regina è tornata, decisamente tornata. Ma ragazzi, stiamo ovviamente parlando della nuova Giant TCR Advanced Pro 0 2022. E come al solito, prima di arrivare alle conclusioni finali, vediamo com'è montata questa Pro 0, che si presenta subito con un bel cambio posteriore Ultegra DI2 12 velocità, pignoni 1130, guarnitura Ultegra con corone 5236, ovviamente Ultegra anche la catena e anche il deragliatore completamente rinnovato, ma già ve l'ho fatto vedere in altri video. Le leve sono sempre ovviamente della famiglia Ultegra, nuove leve con i classici pulsanti qui per cambiare il deragliatore posteriore e dell'anteriore, pulsantini nascosti sopra le leve a cui si possono dare veramente moltissime funzioni. E per finire con i componenti del manubrio, vediamo che non è cambiato l'attacco manubrio rispetto al modello dello scorso anno, come non sono cambiati neanche gli spessori in composito che vanno a seguire un pochino la forma sia del telaio che appunto dell'attacco. Non è cambiato neanche il manubrio, che anche questa volta è un bel Giant SLR in carbonio, manubrio appunto in composito molto leggero, che è un punto di forza secondo me di questa bici, perché è un manubrio che pesa neanche 180 grammi, è veramente qualcosa di molto leggero, così come è molto leggero il reggisella sempre in carbonio, che anch'esso si adatta perfettamente al telaio. Infatti reggisella proprietario di Giant, qui possiamo vedere il sistema di chiusura appunto a pressione che è nascosto da questo coperchietto in gomma. Anche la sella è marchiata Giant ed è una Fleet SL con telaio in metallo, sella come va di moda adesso, quindi corta, abbastanza larga, con un bel foro centrale che fa da scarico. Per finire i componenti, vediamo che i dischi sono della nuova famiglia Ultegra, ma in realtà XT, 12 velocità, quindi un bel 140 al posteriore e un bel 160 all'anteriore, ovviamente sempre per i passanti. E qui vediamo che c'è la classica levetta in composito che si può togliere e usare per svitare o il perno posteriore o il perno anteriore. Per finire davvero con la componentistica di questa Pro 0 2022, vediamo che le ruote sono ormai le conosciutissime Giant SLR1, profilo da 42 mm, cerchi tubeless, hookless che è all'interno a 19, cerchi molto leggeri, scorrevoli, ottimi mozziti Swiss, raggi piatti, sono cerchi, come dicevo, tubeless ready, che sono montati nativamente già da Giant, senza camera d'aria, con coperture Cadex da 25 mm di larghezza, quindi coperture top di gamma per queste ruote che si meritano coperture di livello. La bici arriva già con le valvole, con i nastri montati e quindi bisogna metterci soltanto il lattice. Questa qui che vedete già montata con portaborraccia, c'è stato già messo il lattice nelle ruote, è una taglia S e ha un peso secondo me strabiliante. Non ricordo di preciso quanto pesasse la versione 2021, ma forse questa è anche più leggera, non so com'è possibile, nonostante ha un gruppo a 12 velocità, quindi con pignone in più, però veramente un peso strabiliante che vi dirò soltanto fra poco insieme al prezzo. Adesso voglio fare un piccolo ragionamento sul colore, che è particolare, può piacere come non può piacere. Per una volta Giant ha voluto usare il bicolore su questo allestimento, mentre negli altri anni era sempre un colore unico, e secondo me devo dire che ci ha azzeccato, perché la bici risulta sicuramente più appariscente, ha più personalità, c'è questa alternanza di grigio scuro opaco al posteriore e bronzo lucido all'anteriore che gli dà più vivacità, sembra praticamente che all'anteriore sia baciata dal sole, anche se qui il sole non c'è, mentre appunto al posteriore va a scurire. È un bel effetto che secondo me è azzeccato. Qui vedete sfuma anche qui in basso, la scritta è opaca
E come potete vedere è molto brillante questa vernice all'anteriore e quindi crea una sorta di onda di scia che appunto va dall'anteriore della bici al posteriore. Ma adesso arriviamo ai numeri che tutti voi stavate aspettando. Beh ragazzi, questa bici ha un prezzo di listino consigliato al pubblico di 5.500 euro, praticamente aumentata soltanto 250 euro rispetto alla versione 11 velocità dello scorso anno. Per me è un aumento molto ma molto ristretto, specialmente se consideriamo che il prezzo del nuovo Ultegra 12 velocità è molto più alto del vecchio 11, quindi gran lavoro da parte di Giant per mantenere una bici di qualità ad un prezzo tutto sommato ragionevole. Secondo me questo è veramente il rapporto qualità-prezzo più azzeccato per chi cerca un mezzo super performante a cui non dover mettere le mani, un mezzo pronto gara. Specialmente se consideriamo, ragazzi, che questa è una taglia S. Vi ripeto, nastro, portaborraccia, già lattice nelle ruote, mancano soltanto i pedali e ha un peso di 7,240 kg. Considerando questo gruppo, è un peso eccezionale, 7,240 kg, praticamente senza lattice, nastro e portaborraccia, nuda come esce dalla scatola, stiamo poco sopra i 7, veramente peso stupefacente. Poi certo, ci sarà chi di voi dirà che è un telaio vecchio, perché ci sono ancora i due tubi dell'olio lì davanti, però secondo me, ragazzi, chi cerca una bici performante leggera senza spendere cifre folli, quei due tubi se ne può anche infischiare altamente, anche perché sono veramente soltanto due. La trasmissione non ha fili perché è elettronica, non danno minimamente fastidio né alla vista né al gusto né all'olfatto. Con questo, ragazzi, è tutto. Fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate, se l'acquistereste. Queste sono le prime che mi arrivano, sono già tutte bici vendute, prenotate, ma adesso pian piano mi arriverà anche qualche bici libera, quindi se avete qualsiasi intenzione di acquistarla o qualsiasi informazione vi lascio qua sotto il link al sito, i link per contattarmi direttamente e se mi scrivete state sicuri che vi risponderò. Per oggi è veramente tutto, vi ringrazio per l'attenzione, invito a mettere un bel like, ad iscrivervi al canale e vi do appuntamento ad un prossimo video. Ciao!